Questo è l'esperimento del tubo di Kunt, e lo possiamo realizzare, sappiamo, in varie modalità, per esempio aperto-aperto, aperto-chiuso. Adesso cominciamo con la modalità aperto-aperto. Il tubo di Kunt è lungo un metro, questo è il microfono che poi faremo scorrere all'interno, vediamo che c'è rimasta della polvere di licopodio, perché tante volte i nodi e gli antinodi all'interno del tubo si possono vedere con la polvere di licopodio, però noi invece stavolta utilizziamo il microfono che scorre all'interno. Qua intanto vediamo la voce mia che appunto modifica il segnale ricevuto dal microfono. Qua abbiamo il solito generatore di segnali in onda sinusoidale e abbiamo impostato una frequenza qualunque per cominciare, che è circa 1724 Hz più o meno, sono circa 1,7 kHz. Noi sappiamo che non tutte le frequenze che noi mandiamo dentro il tubo risuonano, ma soltanto un set discreto di frequenze, l'abbiamo visto nei video precedenti, che le frequenze risonanti in un tubo lungo un metro sono le multiple intere di 170 Hz. Quindi io non a caso sto lavorando intorno a 1700 Hz perché sto intorno alla decima armonica e dopo l'andrò a cercare precisamente. Allora, questo generatore di segnali attraverso questo filo va ad alimentare questo altoparlante che appunto manda l'onda armonica all'interno del tubo. L'onda armonica la possiamo anche visualizzare, io posso spegnere il microfono e visualizzare l'onda armonica quando alzo il volume, l'ampiezza, quella che si chiama l'intensità del suono, abbiamo effettivamente l'onda armonica, la spegniamo e visualizziamo di nuovo il microfono, anche nessuno dei due possiamo anche spegnere. E quindi abbiamo detto qua parte l'onda armonica e il segnale dell'altoparlante lo riportiamo anche come al solito al canale A dell'oscilloscopio, e è quello che abbiamo visto un attimo fa, il segnale dell'altoparlante è questo. Poi nel canale B dell'oscilloscopio invece, attraverso questo lungo filo, riportiamo il segnale del microfono, quindi il microfono cattura le sovra e le sottopressioni in questo punto, in questo momento sta qua il microfono, quindi in questo punto cattura le sovra e le sottopressioni e le porta al canale B dell'oscilloscopio. Noi possiamo visualizzare queste sovra e sottopressioni, adesso io sto parlando, quindi visualizza la mia voce. Ora noi mandiamo il segnale sonoro all'interno e abbiamo detto che questi 1720 eccetera hertz probabilmente non saranno una frequenza risonante, tuttavia alziamo, facciamo vedere il segnale del microfono, ecco qua, tuttavia vediamo che facendo scorrere avanti e indietro il microfono all'interno del tubo, tra un po' smetterò di parlare se no il segnale sarà disturbato, facendo scorrere il microfono avanti e dietro, il segnale del microfono farà, diciamo, mostrerà un profilo che cambia in ampiezza. Adesso io sto zitto e lo faccio vedere. Quindi questo che significa? Che ci sono dei punti all'interno del tubo, delle posizioni, passiamo un attimo, ci sono all'interno del tubo delle posizioni in cui le sovra e le sottopressioni sono più amplificate, diciamo, quindi sono più intense, e l'oscillazione è più intensa rispetto ad altri punti, sarebbero i nodi e gli antinodi in pratica. Però abbiamo detto che questa non è detto che sia un'onda stazionaria, perché la frequenza non è detto che sia una delle multiple dei 170 Hz. Quindi noi, per prima cosa, dobbiamo cercare una di queste frequenze risonanti. Quindi come facciamo? Andiamo in un punto dove l'oscillazione, le sovra e le sottopressioni, insomma, sono più intense. Per esempio qui, e andiamo a regolare la frequenza in modo che queste sovra e sottopressioni diventino ancora più intense, significa che il tubo sta risuonando. Vediamo.
più o meno è qui una risonanza. Per esempio eravamo partiti da 1700 un po', vediamo che qui non risuona, l'ampiezza è piccola. Se io scendo un po', trovo questa risonanza, quindi vuol dire che questa è una delle frequenze risonanti, sono 1680 Hz all'incirca. E io mi chiedo adesso, ora che ho trovato una delle frequenze risonanti, sarebbero una delle armoniche, una multipla della fondamentale, mi chiedo quale armonica è. È la prima, è la seconda, è la terza. Allora, come faccio a capire quale armonica è? Devo contare quanti antinodi di pressione io trovo qua dentro. E se per esempio trovo 5 antinodi, è la quinta armonica. L'abbiamo visto nei video precedenti. Se trovo 10 antinodi, è la decima armonica. Quindi adesso io comincio a spostare il tubo, per esempio parto dal fondo e vado all'indietro e conto quanti sono gli antinodi che trovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e il tubo è finito. Quindi sono 10 antinodi, che vuol dire che è la decima armonica. E questo non ci sorprende che è la decima armonica, perché noi sappiamo dai video precedenti che un tubo lungo un metro ha una frequenza risonante, un modo fondamentale risonante di 170 Hz. Perciò questo è quasi 1700 Hz, quindi è 10 volte tanto, quindi è una frequenza questa qui che è circa 10 volte la frequenza fondamentale, quindi è la decima armonica. Facciamo anche notare che noi ci aspettavamo che fosse 1700 Hz precisi, non 1680. Questo che sembra un'imprecisione dell'esperimento, vedremo invece che è una cosa buona e giusta, cioè è giusto che sia un po' meno di 1700 Hz, ma lo vediamo dopo il motivo. Adesso che abbiamo trovato appunto gli antinodi, che sono i punti di oscillazione massima, spieghiamo bene che vuol dire questi antinodi una volta in più. Immaginiamo che in questo punto dove è il microfono ci sia per esempio un antinodo, vuol dire che qui le particelle d'aria hanno sovra e sottopressioni più marcate piuttosto che in un nodo. I nodi li riconoscevamo invece perché erano i punti di ampiezza d'oscillazione minima. Quindi ci sono dei punti dove la sovra e la sottopressione oscilla più con grande ampiezza e dei punti dove oscilla con piccola ampiezza. In particolare questo è un antinodo, perché le oscillazioni di sovra e sottopressione sono più marcate. Questo è un nodo, non è proprio un nodo, perché se fosse precisamente un nodo noi dovremmo vedere un segnale piatto, dove le oscillazioni non ci sono per niente. Questo è un nodo, per modo di dire, nel senso che le oscillazioni sono di ampiezza più bassa. Adesso che noi conosciamo che questa è la decima armonica e abbiamo verificato che esistono nodi e antinodi all'interno di questo tubo, possiamo anche misurare la posizione dei nodi e degli antinodi per misurare la velocità del suono nell'aria che si trova dentro il tubo di Kunt, la velocità del suono. Infatti sappiamo, anche se l'onda che si crea qua è un'onda stazionaria che non cammina, no? È un'onda stazionaria con nodi e antinodi, quindi un'onda che oscilla così ma sta ferma e non cammina. Però noi sappiamo che è data dalla sovrapposizione, dall'interferenza di due onde, una progressiva emessa dall'altoparlante che poi, anche se il tubo è aperto, si riflette indietro, rimbalza come se fosse una corda di chitarra e va ad interferire con l'onda progressiva che arriva, e quindi questa continua interferenza di onde progressive e regressive genera l'onda stazionaria. Allora noi adesso andiamo a calcolare la velocità con cui queste onde progressive e regressive si muovono dentro al tubo. Come si fa? Come si fa?